Sono passati 5 anni da quando sono entrato la prima volta a Villa Azzurra. Avevo appena letto il libro Portami su, quello che canta, di Alberto Papuzzi, in cui si racconta la storia del processo allo psichiatra Giorgio Coda, unico caso di medico condannato per abuso di elettroshock. Un episodio che risulterà fondamentale nella lotta per la chiusura degli ospedali psichiatrici. In quelle pagine mi aveva colpito la testimonianza di Albertino, un bambino sano di mente abbandonato nel 1967 qui, a Villa Azzurra. Albertino aveva denunciato ai magistrati di essere stato legato per intere giornate, non solo al proprio letto, ma anche ai termosifoni accesi e agli alberi del parco. Avrei voluto conoscere Albertino, ma è morto nel 1991 a soli 33 anni. La famiglia alla quale era stato affidato dopo il manicomio mi ha svelato una vita colma di tragedie, ma anche di sorprendenti rinascite. Nella prima metà degli anni Ottanta Albertino è stato in carcere, accusato di aver fatto parte di un gruppo vicino a Prima Linea, una delle principali organizzazioni armate di estrema sinistra nell'Italia degli anni 70. In cella scrive un diario in cui dichiara la propria innocenza, racconta le sue giornate e la sua solitudine. È proprio partendo da questo diario che ho scoperto un periodo ricco di storia e di emozioni, un mondo che per motivi anagrafici non ho vissuto e che voglio raccontarvi immaginando che sia Albertino stesso a svelarci la sua vita. Mi chiamavo Albertino Bonvicini Berlanda. Il giorno del mio funerale sembrava che a Torino fosse tornata all'improvviso la primavera. C'erano amici provenienti da ogni parte d'Italia. C'erano giornalisti, tossici, politici, carcerati, avvocati, medici. Quel giorno al mio funerale c'erano proprio tutti. Mi hanno seppellito in un piccolo cimitero per famiglie benestanti, anzi borghesi. Da qui la città sembra lontanissima. Non c'è foto sulla mia tomba, ma solo nome, cognome, anno di nascita, trattino, anno di morte. Alla fine dei nostri giorni tutto si riduce in quel trattino. Non mi ero ancora svegliato questa mattina quando mi hanno chiamato per il colloquio. Era la madre, era sorridente. I suoi piccoli occhi si nascondevano dietro le grandi lenti. Dovevo proprio avere una faccia parecchio sconvolta. Difatti se n'è immediatamente accorta. Gli ho allora spiegato dell'ultima notte trascorsa veramente male. Non mi succedeva da parecchio tempo. Sono andato a dormire tranquillamente quando nell'oscurità della cella i pensieri hanno preso strane traiettorie. Sarà stato un fatto di nervi, ma mi sono trovato con qualche lacrima sul cuscino. Ho sempre l'ossessione che non creda ad una sola parola di quello che dico. In fondo tutta sta merda me la sono buttata addosso da solo, con il mio comportamento di tanti anni. Questo non so che sia. Sono fidanzate. Da dove sono venute fuori tutte queste foto? Erano nella scatola di Albertino, ma queste qua invece sono romane, penso, queste qua. Sì, quando parlava con gli altri diceva la madre, non mia mamma, la madre. E a me mi chiamava mamma. Ma insomma aveva una certa difficoltà a dire mamma, non riusciva a dire. Immaginavo un bambino, che ne so, tutto strapazzato, e invece lui era tutto compito, a modo, tutto, insomma, aveva delle galanterie, no? Che per un bambino di 13 anni facevano un po' ridere. È difficile dire quando mi sono resa conto del passato di Albertino, perché forse lui stesso voleva fare una vita nuova.
Ecco, ricordo questo della mamma, una persona semplice, giovane, 29enne, preoccupata come tutte le mamme, per cui il doverlo lasciare qui era stata una gran pena, perché bisogna anche essere giusti, perché per poter condannare bisogna conoscere. Era chiuso in un porcile, si diceva, e quindi non poteva certamente avere una vita normale. Quando, diciamo, abbiamo conosciuto le sevizie subite da parte del protettore, certamente ci ha messo dispiacere, perché non si poteva fare più di tanto. Aveva tentato una fuga una mattina, mi ricordo, c'era la neve, a piedi nudi, col pigiamino, tutto quello lì dietro. Da lì probabilmente mi è venuto qualche lombosciatalgia, perché ovviamente è stato un periodo un po' particolare. Il fatto anche dell'episodio della biglia è proprio perché era agitato, perché un altro non mette la biglia in bocca, non so perché l'avesse fatto. I bambini avevano costruito nel cortile una pista per giocare. Anche Albertino si è intromesso per fare la sua gara e, visto che non gli volevano dar ragione, dicevano che aveva barato, allora lui ha preso questa pallina e se l'è messa in bocca e non se n'è accorto, l'ha buttata giù. Avevo 9 anni quando, per colpa di una biglia, mi hanno ricoverato nel reparto neurologico dell'ospedale di Casale Monferrato. Da qui ho cercato di scappare calandomi dalle finestre della camerata per tornare a casa da mia madre, anche se il tribunale aveva stabilito che non avevo più una famiglia. Devo stare tranquillo, mi ripetevo. Intanto i medici mi dichiaravano pericoloso a sé e agli altri, condannandomi all'internamento nel grande manicomio di Collegno. Dopo 2 mesi, il 9 ottobre 1967, sono stato trasferito all'istituto Villa Azzurra di Grugliasco, diretto dal professor Giorgio Coda, l'elettricista. Anche qui ho cercato di fuggire. La prima volta sono stato riacciuffato dai vigili in uno di questi grossi campi dove facevano lavorare i matti, la seconda dalle infermiere mentre saltellavo sul tetto dell'edificio. Il professor Coda aveva dato incarico ad alcuni ragazzi di scrivere i fatti che avvenivano durante il giorno. Se 2 di noi litigavano, dietro loro segnalazione, venivamo poi costretti a fare tra di noi un incontro di pugilato. Incontro che terminava quando uno dei 2 contendenti cadeva per terra sanguinante. Fu per questa ragione che a Natale di quell'anno chiesi in regalo 2 guantoni da box. Insomma, ci sono voluti 9 mesi prima che qualcuno capisse che io lì dentro non dovevo starci. Il mio caso è finito sul tavolo di un magistrato e sono stato chiamato a raccontare la mia storia. Era il 1968 e proprio a partire dalla mia testimonianza i giornali hanno cominciato a parlare di quello che succedeva nei manicomi. Nel 1974 si è svolto il processo contro il professor Coda. E per la prima volta i malati di mente sono stati accolti come testimoni a carico. La sentenza di condanna di Giorgio Coda non divenne esecutiva, essendo Coda giudice onorario del Tribunale dei minorenni, non poteva essere oggetto di processo nel foro torinese. Il caso Coda fu importantissimo per il movimento che voleva aprire le porte dei manicomi italiani, perché Coda è stato il primo e unico psichiatra condannato per i suoi metodi terapeutici.
La sua specialità erano gli elettroshock. Se un ricoverato si era comportato in maniera disdicevole, veniva sottoposto a una serie di elettroshock che non avevano evidentemente nessun tipo di valore terapeutico. E quindi, con la violenza che conteneva, con i drammi che rappresentava, il caso di Albertino era l'immagine più viva, più carica, più autentica di questa Italia negata. Per me Albertino è stato soprattutto questo, l'Italia che non si voleva vedere, l'Italia su cui si chiudevano gli occhi. Cerco di trovare la tranquillità e l'ispirazione per scrivere questo mio libro denuncia misto autobiografico. Ho appena finito di scrivere l'ennesimo brano, La Biglia. Il trovare però momenti, pause, nella routine affollata della cella è una cosa molto difficile, il che riflette tutta la difficoltà di portare avanti un lavoro del genere che invece ha bisogno di assoluta tranquillità interna e nell'ambiente circostante. Inizio comunque a trarre le varie trame, trascrivendo alcune pagine dattilografate. In un secondo tempo cercherò di dare maggiormente corpo a queste tracce iniziali. Mio marito l'ho incontrato alla fine della guerra partigiana, perché lui era partigiano e io anche, però in posti diversi. Io ero pienamente soddisfatta della mia vita, però a un certo punto mi è venuta raccontata questa storia di questo ragazzino. E una mia amica, sapendo che io ero disponibile a prendermi un bambino in modo abbastanza autonomo, cioè mio marito non era per niente d'accordo, ci ha messo in rapporto e Albertino è arrivato. Eravamo increduli rispetto a quello che avrebbe potuto combinare, cioè, o perlomeno le prime volte, diciamo, non è possibile, come non so, ha rubato una macchina, non è possibile. Io credo che la sua prima macchina l'abbia rubata a 14 anni, cioè, cascavamo dalle nuvole, cioè, non è possibile, cioè, a 14 anni, com'è possibile? Comunque lui si è fatto la sua prima esperienza di galera. Per che cosa siete qui? Tu? Io, furto di moto. Furto d'auto. Tu? Detenzione di stupefacenti. Tu? Quattro tentati furti. E lui era arrivato in questo ambiente medio borghese torinese come se fosse cascato sulla luna. Poi piano piano gli ho fatto un po' da guida, no? Perché eravamo coetanei, però io chiaro quell'ambiente lo conoscevo meglio perché ero nato dentro, così gli ho dato un po' di dritte, cosa dire, cosa non dire. Quando è arrivato lì era totalmente apolitico, un sopravvivente totale. Questo ambiente era intriso di politica allora, nel nostro ambiente ce n'erano pochi come Albertino. A quel punto lì dentro questa situazione politica, il suo passato non era più un problema. Ok, io sono un sottoproletario che viene da una situazione così, e non era necessario nasconderlo e poteva anche dargli un certo carisma, si è sentito accettato per il suo passato, una cosa che lo definiva, e brevemente si è integrato insomma dentro questa situazione qua.
Noi certo eravamo comunisti, lo ero io, lo era mio marito, lo erano i miei figli, ma lui non ha subito fatto le amicizie sue per conto suo, si è subito un po' estraniato dalla nostra vita politica. Noi sapevamo che lui era una ibarabba perché ce lo raccontava, ogni tanto diceva qualcosa a questo proposito, ma che cosa fossero esattamente ibarabba e cosa combinassero, quale fosse la loro attività, non eravamo molto al corrente. Alle 9.45 vengo chiamato per il colloquio. È venuto Alvar. Era bagnato fradicio per la pioggia che cadeva. Gli sono molto affezionato, anche se prima che mi arrestassero non è che lo vedessi molto. Anzi, proprio per niente. Ha cercato di farmi coraggio in tutti i modi possibili. Probabilmente ci è riuscito. Io militavo in lotta continua e lui nei circoli Barabba, quindi anche dal punto di vista politico c'era una divisione. Lui, secondo me, essendo uno che era sempre stato in comunità ostili, sia quando era bambino, poi quando era a casa nostra, la comunità non era ostile, ma lui la vedeva sempre come una comunità con cui lui era da solo. Invece nel movimento del 77 non è più da solo, lui è insieme agli altri suoi amici e insieme agli altri condivide le scelte, condivide le azioni, condivide le cose da fare, e quindi è un primo momento in cui veramente entra in una comunità. Sono diffamazioni. Intendo denunciare chi mi ha accusato. Non ho fatto parte di prima linea né di ronde o squadre proletarie. Ho militato unicamente nel Barabba, ma non era una struttura, era un circolo giovanile che faceva lavoro sociale contro l'eroina. Uno poteva venire per mille motivi, magari anche solo per incontrare un amico. Era capace di tenerezza, era capace di manipolazione, di bugia, ma anche di grande sincerità, era capace di lampi di improvvisa confidenza, con aria proprio complice, da fratello grande che la sa lunga, mi disse: senti, se vuoi arrivare da qualche parte, parlale della nonna. Siccome, scusa? E lui mi spiegò questo trucco, disse: se tu con le compagne parli della loro nonna, ci azzecchi quasi sempre, perché hanno tutto il mito della nonna, possibilmente una nonna partigiana, una nonna... è l'unica figura, quella della nonna, che considerano più importante ancora
di sé, di te, di tutti noi. Per cui se tu le parli della nonna Zecchi... Lui ha le caratteristiche del bello e tenebroso, no? Di quello che comunque è un bel ragazzo. Non so se voi avete delle fotografie di quando lui aveva 18-19 anni. Ha un visino da bambino, non ha la barba, e però ha sempre il sorriso, ma la faccia molto dura. La sua è una bellezza spigolosa. E poi ha questa tecnica seduttiva in cui un po' ti racconta del suo passato, un po' capisci che ti sta prendendo per il culo, ma insomma, come piace alla compagnia, così ovviamente piace alle ragazze. Portati la ora 5 del mattino, si svegliano i tranvieri del primo giro, si fermano davanti ad un bicchiere di vino, iniziano a circolare le prime auto per Torino. Pa, 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 ra, ra, pa, 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 pa. Cinquanta furgoncino, iniziano a volare le prime cassette, muoversi, circolare, sono quasi le sette. Pa 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 e vai rara, pa 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 pa, pa 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 e vai rara, pa 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 pa. Le figure carismatiche che io subito individuo sono Albertino e Franchi. Diversi fra loro, un Franchi serio, determinato, che ha la linea, un Albertino che ha la linea, che però nello stesso tempo è un alternativo, è un giocoliere, un paroliere, un cantante, cioè una persona che comunque... fa compagnia, cioè fa gruppo. Quando c'è Albertino ci sono sempre tutti. E quando Albertino poi andrà via si sentirà la mancanza. Chi grida più forte, chi tira sui prezzi, sale la nebbia piano piano e litiga un abusivo con un vigile urbano. Pa 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 e vai rara, pa 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 pa, pa 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 e vai rara, pa 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 e vai rara, pa 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 e vai rara, pa pa. La freccia nera fischiando si scaglia e la sporca canaglia minacciosa si fa. Questa è la strofetta di una canzoncina che continuo a cantare ai miei compagni di cella per non farli addormentare. Loro continuano a giurarmi vendetta domani mattina. Ha ha! Questo si vedrà. Ha bisogno o no tenere gli animi sollevati? Allora io cerco ogni qualvolta uno stratagemma per far divertire un po' tutti. Sennò qui diventa una tomba vivente. Insomma, il loro proletario ogni tanto lo chiudono nel cassetto. Vabbè, meglio così. Ogni tanto ci vuole un po' di sfogo primordiale, senza alcuna mediazione pseudocomunista. La presenza di Albertino nella cella è stata una ventata di allegria. Io e Guido eravamo sicuramente molto, molto più seriosi. Quando è arrivato lui, vuole dire che si riusciva a ridere, a scherzare. Comunque le battute lui ce l'aveva sempre molto pronta. E sicuramente non era uno disponibile a stare più di un'ora in silenzio. Noi di notte, io e Guido, dormivamo sempre. Mentre invece Albertino aveva forse... sicuramente un po' più di tensioni, per cui tante volte non riusciva a dormire e quindi poi ce lo raccontava qualche volta al mattino quando cercavamo di svegliarlo e di portarlo fuori in cortile e quindi tante volte passava la notte, non so se tutta la notte o una buona parte della notte, a scrivere sul diario. Comunque a noi non ha mai fatto leggere nulla di quello che scriveva, ovviamente, era un diario suo, ci metteva le sue riflessioni.
La mattinata è cominciata presto e sull'agitato. Mi hanno chiamato in matricola per notificarmi il quarto mandato di cattura. Questa è una rapina nei confronti di una specie di guardia, anche se non ho ancora capito se giurata, notturna, un poliziotto, Questo non è che abbia molta importanza. Intanto continuano a notificarmi cose così assurde e fantascientifiche che non so più se ridere o piangere quanto sono incredibili. Dopo la notificazione mi hanno avvertito che dovevo prepararmi per un trasferimento in tribunale per assistere al processo dell'Angelo Azzurro. Ero su una Mercedes con una pattuglia di scorta. Mi ha fatto proprio impressione il viaggio. Rivedere dopo mesi tram, piazze, strade, la gente, i semafori. Era un misto fra visione concettuale e fantascientifica. La gente mi guardava, mi sentivo un cane. Mi vergognavo, chissà cosa pensano di me, mi domandavo. Non ho mai apprezzato però tanto un viaggio in macchina. Ma è stato tutto così veloce, cercavo di non perdermi niente del paesaggio, i volti della gente. Non ho mai amato tanto la mia città e le sue strade. Si è concluso questa notte alle 2 a Torino il processo per il rogo del bar Angelo Azzurro, nel quale il 1 ottobre 77 morì carbonizzato lo studente Roberto Crescenzio. Sono stati condannati per omicidio colposo Alberto Bonvicini, Angelo Luparia e Francesco D'Ursi a 4 anni e 8 mesi, Stefano Della Casa a 4 anni e 5 mesi. Assolti per insufficienza di prove, Franco Albesano, che resta in carcere per una precedente condanna per banda armata, e gli ex leader di Lotta Continua Silvio Viale e Michele De Stefano, che in mattinata sono stati scarcerati. Il bar Angelo Azzurro in via Po a Torino fu incendiato il 1 ottobre 77 al termine di un corteo. Nel corso della manifestazione, che doveva essere una risposta all'uccisione di Walter Rossi avvenuta il giorno prima a Roma, si erano verificati incidenti anche davanti alle sedi torinesi del Movimento Sociale e della CISL. All'identificazione dei responsabili del tragico rogo. Il continuo dormicchiare giornaliero mi porta solo emicrani e incubi strani su date incredibili. Devo assolutamente non prendere questo andazzo. È molto pericoloso. È l'esatta via dell'annientamento psicologico. Mi ricordo a un certo punto il corteo che si ferma e scompare. Poi piano piano comincia a deviare verso l'università e io girando ricordo quell'immagine spaventosa che mi colpisce il fatto che sia un'immagine che in molti hanno avuto, perché altri hanno detto ma sai che anch'io vidi quella cosa lì, una vecchia di campagna di quelle col velo nero seduta su una sedia incongrua, una sedia in mezzo alla strada con una vecchietta di campagna, che invece quello era il povero Crescenzio già divorato, ustionato. Questo ragazzo non apparteneva a nessuno schieramento, era entrato lì dentro a prendere un caffè, passò un corteo di giovani dimostranti, il bar era indicato un po' come ritrovo, come covo della destra, e furono lanciate delle bottiglie Molotov, il ragazzo scappò nella toilette del bar e rimase bruciato lì, ecco. Andai al CTO dove questo ragazzo era stato ricoverato e vidi su una barella, su un lettino, una cosa che si muoveva, ma che no. Il medico lo chiamò per nome, gli disse Roberto, è venuto il sindaco a trovarti, mi senti? È venuto il sindaco. E lui fece un segnale, diede una risposta con la voce, un rumore, chiamiamolo così, non disse né sì né no. E in macchina, tornando a casa, mi passarono delle idee brutte per la testa, perché quel ragazzo aveva l'età di mio figlio. Presenti, fasciste, si chiudono col fuoco, anche se questo è ancora troppo. Non era una tragedia gestibile. Nessuno di quelli che in quel giorno erano parte dei servizi d'ordine
ha in qualche modo cercato di giustificarla. La cosa imperante, diciamo, sicuramente la cosa che si diceva e che ci si diceva e che si diceva è che era totalmente una disgrazia. Nel bar erano entrati dei compagni abbastanza esperti, a loro dire non c'era più nessuno quando i compagni sono usciti, e quindi quando sono state lanciate le bottiglie nessuno aveva pensato che c'era qualcuno chiuso in un gabinetto. Sia io che Albertino partecipiamo all'episodio dell'Angelo Azzurro e siamo condannati poi per questo episodio. Di sicuro quello che è successo è che sui componenti diretti del Barabba e in quell'episodio quasi tutti poi hanno preso una posizione radicale. Intendo dire che una posizione radicale, intendo una posizione che sostanzialmente tende a rinunciare alla piazza e a privilegiare percorsi conflittuali, percorsi di scontro diversi, no? E quindi si sposta sul terreno della lotta armata. La mia mente viaggia ormai interamente verso il colloquio che ci sarà con mio padre. Non riesco esattamente a capire i miei sentimenti a proposito. Un misto tra interesse e paranoia. Ma una cosa è sicura. Quando lo vedrò, sarò contento di abbracciarlo, cosa che non è mai successa prima d'ora. Il colloquio è stato molto tranquillo. Il padre sembrava molto invecchiato, anche se il suo solito atteggiamento strafottente ma simpatico non è per niente invecchiato. Poco o nulla ci siamo detti se non le solite frasi pro forma, ma almeno per la prima volta senza il suo piedistallo di perfetto professore. Tutto quello che rubacchiava era per venderlo e farsi dei soldi. Era impossibile capire se quello che diceva era vero o falso. Era sempre in fuga. Il suo grande desiderio era di trovare una famiglia in cui poter essere accolto a parole, poi in realtà, quando l'ha trovata, l'ha distrutta. Sicuramente lui incarnava tutte e due quelle anime che sono state definite dopo l'anima creativa e l'anima violenta. Non credo che incarnasse l'anima violenta più della media di tutti noi. Adesso so che dico una cosa imbarazzante. Qualcuno era escluso dalla violenza per incapacità. Io, perché ero piccolo, non ero ancora, ma non per distanza morale. Il soggetto più vicino a noi, l'idea, diciamo, organizzativa, che in quel momento sentiamo più vicina all'idea delle squadre armate proletarie, delle SAP, che praticamente si creano, si sciolgono a seconda di quello che succede nell'arco di quei mesi. Mi è stato notificato l'ennesimo mandato di cattura. Questa volta mi accusano di aver partecipato al ferimento del professor Giorgio Coda. Ora, era notorio il fatto che io fossi stato sottoposto a trattamenti inumani mentre mi trovavo a Villa Azzurra. L'ho detto davanti a 3.000 persone durante un'assemblea con il sindaco Novelli al circolo Barabba in Via Plana. Non posso aver dato alcun genere di informazioni a chi ha sparato, per la semplice ragione che io non lo vedo più da una decina di anni. L'ultima volta, quando mi attaccò ad un termosifone durante la mia degenza a Villa Azzurra. Nell'arco di quei mesi matura la scelta di colpire diverse figure. Giorgio Coda, il professor Coda, è il primo di questi personaggi che viene colpito. Non so dire quanto abbia inciso il ricordo, la memoria dei racconti di Albertino, piuttosto che quello che avevamo letto su almeno due pubblicazioni, sia La fabbrica della follia e sia Portami su quello che canta, che riguardava una serie di episodi del processo al professor Coda. Dal nostro punto di vista, colpire il professor Coda era sicuramente praticare un atto di natura giustizialista, per la logica che c'era in quel momento, ma anche era un po' un banco di prova.
C'era anche il tentativo di capire quanto l'opinione pubblica potesse tollerare un episodio del genere. La risposta fu talmente forte, talmente ampia, che francamente per qualche giorno siamo anche rimasti un po' ubriachi da questo episodio. Mi ricordo giornali che titolarono "Gambizzato l'elettricista di Collegno". Odio gli specialisti che riflettono la loro ottusità a senso unico. Adoro la molteplicità dell'essere, perché non sarà mai un meccanismo telecomandato a distanza digitale. Odio il giusto, odio il perfetto, odio chi fa sempre l'amore a letto. Odio il professore perché mi si ripropone da padre. Odio lo studente quando si sottomette. Odio il cinico ed il villano. Odio il profeta maomettano, perché non lo conosco. Odio il crescere e il moltiplicarsi, perché tempi obbligati. Odio chi parla difficile, odio chi parla facile. Odio chi non sta a sentire. Sentire il mio odio. Ebbene sì, proprio quando iniziavamo veramente a preoccuparci di questo assurdo blackout postale, ci siamo visti arrivare un gran numero di posta arretrata. La più bella lettera in assoluto è quella di Francesca. Colorata, disegnata, insomma il lato più proficuo della creatività. Vorrebbe anche venirmi a trovare. È proprio meglio che se lo tolga dalla testa. È troppo bello e divertente questo tipo di rapporto non ben identificato. Se ci vedessimo, verrebbe distrutta tutta quella parte di anonimato che credo sia la più simpatica. La dote camaleontica, che io chiamo onnivora, no? Surreale, penso sì che probabilmente era un modo per difendersi, anche forse per non raccontarsi delle cose, perché magari ci saranno stati dei momenti che avrà avuto dentro l'orrore, però non è che lo comunicasse esplicitamente, trovava dei modi. Mi ha fatto vedere, mi ricordo, da Bianca un libro delle Einaudi dove c'era raccontato appunto la sua storia e dice: questo sono io. E io l'ho letto e sono rimasta un po' così. Poi, per metabolizzare la storia che c'erano scritte su quel libro, insomma, ci ho messo un po'. Ho appena terminato il libro "Portami su quello che canta", di Alberto Papuzzi. È la storia del processo al dottor Coda per i maltrattamenti che i bambini subivano a Villa Azzurra. Si parla anche di me. Voglio assolutamente rileggerlo e poi scrivere all'autore per dare le mie opinioni in proposito. Addirittura sulla prima pagina c'è una dedica dello scrittore a un protagonista involontario e coraggioso. Le pagine scorrevano velocemente sotto gli occhi interessatissimi nel leggere situazioni vissute 10 anni fa, ma non per questo lontane dalla mente. Cara Ma, sono rimasto per l'ennesima volta a letto durante l'ora d'aria, con effetto nevrotico per il resto della mattinata, continuamente a camminare su e giù per la cella, svolgendo interamente i 5 passi permessi data l'ampiezza della cella. Adesso qualcuno laverà il pavimento, aspettando che vengano a sbattere le sbarre, per poi andare tutti a dormire. Cancelli che s'aprono e immediatamente si chiudono per non far uscire neanche i pensieri o i fantasmi di qualcuno che vuole andare a fare 2 passi. Ricordi quando 2 anni fa sono andato a Londra? Ero partito da Torino con altre idee, ma giorno dopo giorno queste hanno perso punti e oggi sono a 0. Ma non mi sento un fallito. Anzi, io nella vita sarò un uomo fortunatissimo. Ti ricordi questa frase quante volte la ripetevo? Anche in questi momenti mi dà una carica micidiale. Albertino prende le distanze ed è clamoroso, sì, con una lettera che viene affissa, no? Che viene discussa, eccetera, ma che viene in qualche modo percepita come un gesto individualista, e probabilmente comincia lì il suo rapporto con l'eroina. Alcuni di loro, Albertino, Ciccio, eccetera, avevano usato una frase che forse compariva in quella lettera: fate la rivoluzione senza di noi, fate la storia senza di noi. Da questo momento fate la storia senza di noi. Scrive comunque questo manifesto, lo attacca in questa sede del Comune di Torino, quindi una sede totalmente pubblica, in cui critica la mia determinazione, la mia visione. Comunque mi ricordo un manifesto piuttosto duro. Credo, se non ricordo male, che questo manifesto gli valse
la qualifica di dissociato ante litteram al processo, per cui venne assolto da parecchi reati proprio in virtù di questa manifestazione di dissenso forte che aveva espresso nei confronti della lotta armata. Io mi staccai da questa esperienza. Lo feci per mie motivazioni, cioè non mi andava più di fare politica. Preferivo andarmene a fare una passeggiata con la ragazza piuttosto che partecipare a riunioni o assemblee. A questo preferivo fumare un po' di hashish. In altre parole, il mio distacco dal circolo fu il frutto di una mia visione personale, per cui anteponevo la mia vita individuale all'impegno politico. Volevo andarmene da Torino. Il mio programma era quello di fare un po' di viaggi. A Londra c'erano moltissime cose belle, ma siccome non avevo un penny, mi limitavo a guardare tutto. È un po' misero come compiacimento dello sfigato senza soldi, ma è l'unico che potevo e posso avere in questo momento. Domani, quando sarò ricco, importante, ne avrò altri. A Londra la gente riusciva ancora a divertirsi, sentendo musica, passeggiando per i parchi, andando per musei e non sparandosi per vena mezzo grammo di eroina al giorno. Ma questo è un discorso di scelta e di nient'altro. Invece Torino è ormai la città dei morti viventi. Anche le mie ultime speranze rispetto a questo discorso sono crollate prima che mi arrestassero. Ma dopo il carcere sostanzialmente non è che fossimo più o meno uniti. Io ero più cattiva, ero più severa con lui. Cioè non... era proprio passata la fase ormai lasciata alle spalle del ma sì, no, ma sì un corno, cioè tu adesso la pianti, tu adesso sei grande, devi piantarla. Soprattutto mi ricordo ero molto critico, cioè molto critica, ce l'avevo con lui molto per come gabbava la mamma e sono diventata più cattiva quando lui mi ha detto che si era coinvolto in questione di droga. Cioè lui mi ha detto, ah sai, in galera, mi è successo, così dico, senti, tu sei uno stronzo. Cioè adesso, se siamo riusciti in qualche modo a tirarti fuori da tutta sta roba così, no cazzo, adesso la pianti. Ormai a Torino non posso più vivere. Trovo la droga con estrema facilità. E nel febbraio 1985, grazie all'aiuto di mia madre, mi trasferisco a Roma per lavorare prima a Reporter, un quotidiano diretto da Enrico De Aglio, e poi in Rai, con Giuliano Ferrara. Albertino, ma che è successo stasera? Come mai c'è il pubblico, tutte le autorità, tutta la televisione, vecchia, nuova? Non me lo vuoi dire che è successo, eh? Albertino faceva il valletto di scena, Giuliano Ferrara sceneggiava un po', eccetera, ogni tanto portava in scena degli oggetti o introduceva delle persone e questo era il compito di Albertino. Poi alla fine la trasmissione era chiusa da loro due, che giravano su una pedana circolare e quindi si vedeva questo mone e questo ragazzino con questi capelli fini fini. Albertino era come un gnomo. Ma non era sentenzioso, però c'aveva quel sorriso di saggezza che hanno i ragazzi, gli adolescenti mai veramente cresciuti, ma che la sanno lunga. E quindi era fatto per esserci e non esserci. Nella mia memoria c'è in modo vivo e al tempo stesso non c'è più. A me piacque, come dire, la sua umanità totale. E facendomi dare dal notaio, per l'occasione il nostro Albertino è il notaio. Sicuramente lui voleva che noi provassimo soddisfazione, cioè dice, ah, hai visto cosa ho fatto? Certo, per lui era orgoglio, motivo di orgoglio. Avere il conto in banca, avere la sua casetta. Thank you.
Dopodiché gli studenti, i 5 studenti che per primi avranno risposto alle mie domande, diventeranno una piccola giuria. Scusa Albertino, vieni se no ti impallo. A un certo punto mi ricordo che lo vidi proprio barcollare e mi dispiaceva, mi informai, non si capiva. La sua è stata una malattia di destino ed anche epica, tragicamente epica. Sì, la malattia che ha colpito la grande infelicità di generazioni che si sono costruite in un mondo di liberazione, in un mondo in cui tutti volevano decollare e non c'era spazio nel cielo per tutti. E anche lì noi non sapevamo che cosa fare, perché veramente, tra l'altro, era una cosa nuova anche per noi, non era ancora così diffusa. Per cui che cure ci sono, che cosa si può fare, come ci si comporta, che tipo di contagiosità. E comunque tutti alle prime armi, no? Per questa cosa qua, tutte cure sperimentali, tutte cure. In ospedale lui aveva questo atteggiamento, per quanto la malattia lo potesse permettere, di combattivo, speranzoso anche. E però devo anche dire che, cioè, credo che poi l'ultima volta che l'ho visto lì, perché poi venne trasferito, lui si, insomma, bisbigliò praticamente, chiamò vicino al letto, aveva avuto una crisi, era un momento in cui aveva avuto una crisi pesante e mi disse semplicemente: ho paura. E basta. Credo che io stia trascorrendo uno dei peggiori periodi in assoluto da un anno a questa parte. Non riesco difatti a trovare delle ragionevoli motivazioni a questi stati paranoici di cui sono ultimamente succube. Continuo difatti a tastarmi nel collo le ghiandole salivari, aspettandomi da un momento all'altro di recepire un quanto mai innaturale gonfiore, sintomo di talassemia o qualcosa del genere. La notte sogno di essere malato di un tumore ai polmoni e di giorno, ad ogni minimo dolore al torace, inizio a sudare freddo. Insomma, non so che cazzo mi stia prendendo. Mi guardo le unghie, gli occhi, il colore delle urine. Insomma, sono avvolto da uno stato psichico abbastanza di tipo paranoico. Vorrei capire da cosa tutto ciò è derivato. Non ero mai stato così male. Non vorrei che tutto questo anticipasse un deteriorarsi dei miei livelli psichici. Non sarebbe certamente la migliore delle ipotesi.